nonni e nipoti insegnano, ci saranno dei laboratori creativi e ricreativi con la collaborazione ovviamente delle scuole elementari del nostro territorio, dei due istituti comprensivi Santa Croce e Dante Alighieri. Questi bambini realizzeranno dei laboratori con i nonni che avranno voglia di mettere a disposizione dei più piccoli la loro esperienza con la riproposizione di arti e mestieri che purtroppo le nuove generazioni non conoscono, e i bambini a loro volta creeranno questo interscambio con i loro nonni proponendosi con la loro voglia di vivere, la gioia di vivere, quelli che sono i nuovi giochi delle loro generazioni. I bambini sono già a scuola e dunque l'utenza c'è. Come si farà a reclutare questi nonni che poi collaboreranno con i loro nipoti o i loro potenziali nipoti, visto che non è detto che un nonno collaborerà con il suo nipote diretto? No, nonni che hanno voglia di mettere a disposizione le ore che hanno libere, visto che prevalentemente sono in età già pensionabile e pensionata, quindi ce ne sono davvero tanti. Infatti ogni volta che noi proponiamo questo tipo di progetti, a partire dal nonno vigile e ad altre manifestazioni che abbiamo creato in questa direzione, abbiamo avuto sempre grandi adesioni, quindi speriamo che anche questa volta i nonni della nostra città decidano di rimettersi in gioco scherzando, giocando, divertendosi con i più piccoli.